Innanzitutto diciamo che a settembre si torna tutti a scuola in presenza. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo modernizzare gli spazi che esistono già, renderli più agevoli anche con lavori di edilizia scolastica leggera, comprare dei banchi singoli perché serviranno a mantenere ulteriormente il distanziamento. Se non bastassero gli edifici che ci sono, bisogna cercare spazi esterni. Noi abbiamo degli edifici scolastici dismessi, ma all'interno diciamo dell'idea che abbiamo di settembre, noi vogliamo che gli studenti vadano anche fuori dalla scuola, cioè che respirino la cultura nei musei, nei teatri, nei cinema, negli archivi, nelle biblioteche, quindi gli spazi potranno essere anche quelli. Ed è ovvio che tutto ciò comporterà un aumento di organico, perché servirà più personale ATA e serviranno più docenti. Abbiamo messo le risorse, adesso siamo qui a lavorare, io ieri sono stata in Abruzzo, oggi in Molise, girerò via via tutte le regioni per monitorare e lavorare insieme agli enti locali che sono i proprietari degli edifici scolastici e far sì che dal 14 settembre come data ufficiale tornino tutti a scuola e dal 1 settembre invece tornino gli studenti e le studentesse che hanno bisogno sia di recuperare sia di approfondire, di potenziare gli apprendimenti. Per quanto riguarda gli spazi, vogliamo chiarire quanto ventilato oppure successivamente smentito? È vero che c'è un 15% in più di studenti rispetto alla capienza attuale, per questo bisogna fare dei lavori e sistemare le scuole. Sì, allora anche qui ho visto parecchia ironia social su planimetrie o altro, ma allora non esisteva nessuno strumento informatico che ci dicesse esattamente in tutto il paese, quindi una pianta generale del paese, che ci dicesse quante aule avevamo, quanto grandi erano gli spazi all'interno della scuola. Abbiamo chiesto i dati agli enti locali, via via ce li hanno restituiti, abbiamo creato questo strumento informatico, questo software che ci ha restituito questi dati, cioè che all'incirca il 15% non rientrerebbe negli spazi che ci sono attualmente laddove ancora a settembre si dovesse mantenere quel metro di distanziamento. Ecco perché prima dicevo stiamo cercando anche spazi esterni. Per quanto riguarda invece i docenti ci sarebbe una carenza di 85.000 insegnanti, come si potrà procedere? Anche questa in realtà non rappresenta una novità, perché se noi andiamo a leggere i titoli dei giornali di tutti gli anni passati è sempre la stessa, sono sempre gli stessi identici titoli. Qual è la differenza? Questo governo sta investendo molto. Da gennaio ad oggi abbiamo messo 5,6 miliardi sulla scuola e voglio ricordare che veniamo da anni di tagli. Sono stati tagliati 8 miliardi di euro alla scuola nel giro di pochissimi anni, una decina d'anni fa. Quindi noi ereditiamo una situazione per la quale stiamo lavorando per migliorarla. Abbiamo pensato a concorsi per 80.000 persone. Quest'estate verranno fatte le assunzioni a tempo indeterminato, come si fanno sempre. Stiamo aggiornando le graduatorie provinciali, digitalizzandole. Era tutto cartaceo. Cioè noi ricevevamo come Ministero dell'Istruzione, anzi le segreterie, la dottoressa Sabatini lo sa, 1 milione di domande cartacee. Nel 2020 non è possibile una cosa così. Quindi stiamo digitalizzando anche quelle e tutto ciò ci permetterà poi di avere gli insegnanti in classe in tempi regolari.